Monza, Fiorenzuola e Como, formazioni con le quali si lotterà sino al termine del campionato per disputarvi i play-off. Il Carpi, sceso baldanzoso al Moccagatta, ha dovuto ammainare bandiera di fronte alla squadra forse più in forma del girone. Il pubblico, seppur ancora poco numeroso, ma si giocava di sabato, al termine della contesa ha applaudito a lungo i protagonisti, confermando l'attaccamento e soprattutto la voglia di credere in qualcosa di diverso rispetto alle ultime annate molto sofferte. È finita 2-0 per i grigi con reti di Memmo e Fontana, ma il bottino avrebbe potuto essere ben più severo se non si fosse cercato troppo presto la via della rete, con una certa farraginosità nelle conclusioni. Ancora una volta capitan Fontana e notari Stefano sugli scudi. Dai loro piedi infatti sono partite le migliori giocate, infiammando, specie nella rete del raddoppio, i 2000 presenti allo stadio. Ma andiamo con ordine a raccontare le principali azioni. Già al secondo di gioco Fontana lancia Memmo, il quale, piazzatosi la palla sul sinistro, la scaraventa lato. Un minuto dopo una rimessa di piede errata di Pantanelli permette a Giraldi di involarsi verso la porta, ma Sala ci mette il piede per fermare la punta Mandrogna. Per il direttore di gara non rimane altro che estrarre il cartellino rosso. Al quarto Fontana dal limite mette a lato d'un soffio. Potrebbe concludere a rete Memmo all'ottavo, ma è bravo Terracciano ad anticipare la punta grigia. Al quindicesimo Giraldi mette alto di testa da buona posizione. Due minuti dopo, azione pericolosa per il Carpi. Carletti cicca l'intervento e Cancellato si invola verso l'area avversaria. Il centro viene deviato sui piedi di Antonioli che, pure lui, solidale con lo stopper grigio, cicca la sfera da ottima posizione. L'Alessandria preme, ma il Carpi si difende con ordine e non succede più nulla sino al 47esimo quando Giraldi tenta la botta dalla lunga distanza. La palla finisce a lato. Nella ripresa è sempre l'Alessandria a comandare le operazioni. Al secondo Matteo Rossi invita Memmo alla conclusione centrale, ma il centravanti giunge con un attimo di ritardo. Al sesto, in seguito ad un'azione confusa in area carpigiana, il tiro di Giraldi viene ribattuto quasi sulla linea di porta da Serracino. L'Alessandria preme maggiormente ed al 26esimo raccoglie il primo sigillo. Vivani dalla destra attraversa, sulla palla si avventa Fontana che appoggia per la corrente Memmo che non ha difficoltà a mettere alle spalle di Pantanelli. Al 39esimo ancora Fontana lancia Memmo in aria, ma è bravo Pantanelli a deviare la conclusione ravvicinata. Poi al 44esimo con il Carpi tutto in avanti e la ricerca del pareggio, l'Eurogol di Fontana che, visto Pantanelli fuori dai pali, lo trafigge con una colombella deliziosa che manda in un brodo di giuggiole tutto lo stadio.